sono state delle settimane devastanti. Siamo tornati. Adesso vi spiego tutto e vi farò vedere cosa andremo a fare in questo video. Ho avuto ospiti praticamente per 3 settimane, perciò diciamo che ho abbandonato un po' questione video, palestra. A lavoro è arrivato tantissimo da lavorare perché adesso c'è il Black Friday. Però non è che dura un giorno il Black Friday. Adesso fanno il Black Week, poi il Black Month e tra poco faranno il Black Year sicuramente. Da lavorare un sacco. E quindi ragazzi mi è venuta un'idea. E è il periodo dove si deve spingere in palestra, no? Ho detto, ma perché non faccio una sfida? Perciò ho sfidato mio cugino e io ho detto: Lollo, in un mese, dal 23 di novembre al 23 di dicembre, giorno in cui tornerò in Italia per passare le feste assieme ai miei amici, la mia famiglia, la mia ragazza, non ci impegniamo e vediamo chi in un mese riesce a diventare più grosso. Così da fare una certa di sfida amichevole per me, che manco tanto di motivazione. Mi aiuterà sicuramente a essere pronto a voler spingere di più in palestra in questo mese e a mangiare sicuramente meglio, cosa che qui non riesco a fare molto bene. Perciò adesso ci prepariamo e andiamo a fare la spesa del palestrato versione povero a Copenaghen. Vi farò vedere anche quanto si riesce a risparmiare, se si riesce, quanto spendiamo per effettivamente quello che ci serve per diventare... Principalmente penso che comprerò tutte le cose da Aldi. È quello dove si risparmia di più e dove trovo sempre tutto. Vediamo cosa troviamo. Eccolo, Aldi, Aldi, Aldi di fiducia. Mamma mia, come farei senza Aldi, ragazzi? Che poi tra l'altro fa un freddo cane e sono pure in felpa. Non so se vedete l'aria che esce dalla mia bocca. Ma vabbè, a noi ci piace così. Ragazzi, spesa finita. Ho il sacchetto pieno, letteralmente. Adesso andiamo a casa e vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Quindi ragazzi, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho preso per la mia dieta da palestrato. Del pane sono 800 grammi, penso sia un normale pane sinceramente, che ha al suo interno 9 grammi di proteine per 100 grammi. Poi passiamo alle scatolette di tonno, 5, ok, e per ogni scatoletta, questo è tonno in acqua, non è tonno nell'olio, per ogni scatoletta abbiamo 150 grammi di tonno netto. Il che non è assolutamente male. 23 grammi di proteine per 100 grammi. Quindi questo veramente è un salva vita. Poi ho preso questo super paccone di uova che contiene 3, 6, 9, 18 uova, ok? Queste le uova, cioè non sei un palestrato se non mangi le uova. Cioè, queste le ho prese solo per questo. Banane per la colazione, una banana al giorno, direi che ci stiamo. L'avena da fare col latte, sempre per la colazione. Ha esattamente 14 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto, quindi fondamentale. E non costa veramente niente. Del latte da mangiare con l'avena, ovviamente. Ovviamente i nostri super pacchi di riso. Particolarità di questo riso è che è già diviso in bustine da 125 grammi. Noi ne mangeremo circa 200 grammi per piatto, perciò vediamo così. Burro d'arachidi da mangiare assieme all'avena o come spuntino con il pane, anche questo straproteico. E come fonte di verdura, broccoli da mangiare in ogni pasto assieme al riso con il tonno. Quindi ragazzi, faccio un bel primo piano su tutte le cose che ho comprato e che comporranno la mia dieta in questo mese di challenge, che anche per me è un mese di cambiamento. Voglio proprio usarlo per vedere com'è effettivamente mangiare in questo modo, come si comporta il mio corpo. Ma adesso ragazzi vi faccio vedere quanto ho speso per tutto questo. Contrino alla mano, Aldi, totale 183 corone. Quindi vi voglio fare vedere tonno, banane, burro d'arachidi, pane. E qua abbiamo fiocchi d'avena, riso e pasta. Questo pacco, quell'altro pacco. Ok?
Contate che qua i prezzi dovrebbero essere il doppio rispetto a quelli che ci sono in Italia. Perciò, facendo un breve calcolo usando Google, sappiamo che 183 corone in euro sono 24 euro. Quindi, con 24 euro noi ci mangiamo sicuramente per certo 7 giorni. Sempre con l'aiuto di Google, questo significa che un pasto mi costa 3,4 euro al giorno. E ricordo tutti che siamo a Copenaghen, quindi probabilmente 1,50 euro in Italia. Con pasto intendo dire colazione, pranzo, cena. 3,4 euro, mangiate bene, soprattutto risparmiate un bel po' di soldi. Io non ho mai mangiato bene, ho sempre mangiato tanto, ma ho sempre mangiato sporco. È la prima volta che provo a fare una cosa del genere e penso che può darmi veramente dei cambiamenti, non solo dal punto di vista estetico, fisico, ma anche dal punto di vista proprio all'interno del mio corpo. Tengo a precisare ovviamente che non sono un dietologo, non sono un esperto in niente. Sto solo provando, mi piace provare, non l'ho mai fatto, quindi perché no? Come sarà impostata la mia dieta? Colazione sarà composta da fiocchi d'avena, latte e una banana. Come spuntino faremo 2 fette di pane con burro d'arachidi e questo vale sia per lo spuntino pomeridiano che per lo spuntino alla mattina, ok? Mentre per pranzo e cena alternerò riso barra pasta 200 grammi con broccoli e tonno. La mia dieta per questo mese e vediamo come andrà. Quindi ragazzi, questa è la mia condizione di partenza da scarico. Non ho ancora mangiato, vedete, gli addominali praticamente non si vedono, il petto sgonfissimo, braccia pure, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori alla fine di questo mese da questo punto di partenza. Puoi vedere anche la schiena come è messa. Quindi io non mi perdo in chiacchiere, vado subito ad allenare. Ci vediamo al prossimo video.